77 giorni di chiusura, riaprono gli Uffizi, siamo aperti da martedì a venerdì dalle 8:30 alle 18:30, quindi saremo aperti per l'intero arco cronologico. È veramente importante questo segnale, la crisi non è ancora finita né dal punto di vista pandemico né dal punto di vista culturale e economico. Proprio per la parte culturale possiamo agire in maniera molto concreta, come il più visitato museo italiano e anche il più ricco museo italiano per quanto riguarda la varietà delle collezioni. Di riaprire qui l'ho paragonato con i concerti che si davano alla National Gallery durante la Seconda Guerra Mondiale, perché questo è un segno di cultura, un segno anche di molto più di speranza, proprio di una presenza della cultura che è fondamentale proprio per l'identità. Cioè, noi guariamo, ci auguriamo di guarire, ma per cosa? Per la cultura. Questo è molto importante. Una volta guariti, tutti sperano di poter tornare nei luoghi di cultura come i musei. Adesso i visitatori saranno soprattutto toscani e anche raggiungere gente che deve rimanere a casa o in ospedale. Quindi la cultura è fondamentale in una situazione di crisi e proprio in questo senso apriamo, ci aspettiamo pochi numeri naturalmente le prime settimane. Il grande augurio è quello che le curve pandemiche scendano quanto prima in maniera da poter rivivere questi luoghi unici al mondo in piena libertà come prima.